BPV e Veneto Banca si accontentano. Entro 5 giorni rimborsate gli azionisti che hanno firmato l'offerta. Il prossimo step è l'intervento dello Stato e risparmiatori, tanto a pagare siamo sempre noi. Ho alzato le mani, ma la religione non c'entra, si difende il padre della quindicenne allontanata da casa. Avvia la procedura per i lavori di rifacimento di via Scalabrini, cantiere aperto entro l'estate. Selfie in vetta all'ex Hotel Palace, ecco l'ultima moda degli adolescenti di Cittadella. I vescovi di Padova e Treviso in visita all'Anselmi di Campo San Piero, siamo con voi, il lavoro è dignità. Buonasera a tutti voi telespettatori, iniziamo il nostro telegiornale con la pagina economica perché BPV e Veneto Banca si accontentano e annunciano di rinunciare alla sospensiva sulle adesioni minime. Via libera quindi ai rimborsi, il nostro primo servizio. Entro mercoledì prossimo chi ha aderito all'offerta di transazione della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca sarà rimborsato ed è un'operazione che vale 500 milioni di euro. Popolare di Vicenza ha comunicato in una nota di rinunciare alla sospensiva sul raggiungimento dell'80% delle adesioni e metterà mano al portafoglio pagando il corrispettivo dell'offerta pari a 192,8 milioni di euro dopo le adesioni del 71% delle azioni. Contemporaneamente Veneto Banca ha comunicato di aver fatto la stessa scelta e aver raggiunto il 72,6% del totale degli azionisti per un totale di 248 milioni e mezzo di euro. Un segnale forte che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Mi lascia anche in questa occasione ringraziare tutti coloro evidentemente che hanno aderito. Ora in ballo c'è la ricapitalizzazione. Il presidente Gianni Mion ha espresso ottimismo sul tavolo aperto alla BCE per la ricapitalizzazione. L'istituto ha superato l'esame scritto così da venir considerata solvibile dalla BCE. Se passiamo questo esame per l'ingresso dello Stato nelle banche potremo finalmente cominciare a lavorare al piano. L'auspicio evidentemente che i tempi siano veloci, però sono veloci perché evidentemente bisogna evitare che le due banche restino in una situazione di incertezza per troppo tempo. Un piano che punterà al taglio dei costi con i minori effetti possibili, spiegano i vertici dei due istituti di credito, che arrivano anche a dire che l'obiettivo è non fare macelleria sociale. Sulla tenuta occupazionale, proprio ieri era intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che l'aveva indicata come priorità in questo momento. E oggi sul tema banche è intervenuto anche il ministro all'economia Piercarlo Padoan, sottolineando che la questione sofferenza è complessa, ma è gestibile con misure sia di sistema che specifiche. I livelli di adesione all'offerta di transazione sono stati giudicati quindi soddisfacenti dai due istituti di credito che ora non possono che sperare in un rilancio della fiducia e anche nella mano dello Stato con il fondo Salva Banche. Si cerca di ottenere quello che è possibile. E ad accontentarsi di quell'uovo oggi senza rischiare di non vedere la gallina domani sono stati in tanti. Un numero di investitori ritenuto congruo dai due istituti di credito che dopo aver incardinato a Francoforte la richiesta di aderire al Salvabanche e avere sul piatto il progetto di fusione si troveranno ad affrontare la sfida più ardua, recuperare la fiducia dei risparmiatori. I soldi sono spariti, no? Adesso come fanno a tornare? Io penso che la fiducia sia data ai minimi storici, visto quello che è successo negli ultimi tempi. Occorre fare un atto di fede. Dopo aver attentamente valutato i risultati della transazione, gli impatti economici, ma soprattutto la drastica riduzione delle possibili azioni legali, i due istituti di credito potranno concentrarsi sui piani industriali. Si fa buon viso a cattivo gioco, come si vuol dire. Non c'è spiraglio per capire che il sistema cambi in modo tale che paghi qualcun altro e non il cittadino. Sicuramente saranno sempre i cittadini a pagare. E purtroppo comandano loro. Comandano i soldi, non la povera gente. Un problema enorme e che purtroppo è caduto sulla testa dei cittadini in pratica. Determinati poteri non si toccano perché i politici ci marciano con le banche, però vorrei vederli andare in galera. Perché se quello che han fatto le banche lo fa un cittadino normale, le danno l'ergastolo.
Ed ora ritorniamo al caso della ragazzina picchiata perché rifiuta il velo islamico. I carabinieri hanno sentito il padre della quindicenne che è accusato di averla percossa. È vero, ha alzato le mani, ma il motivo non è religioso. Avrebbe ammesso di aver malmenato la figlia, ma ha negato in modo fermo di averlo fatto perché lei si è rifiutata di indossare il velo. I carabinieri nelle ultime ore hanno sentito il padre della quindicenne accusato dalla figlia di percosse dopo che la stessa si era ribellata rifiutandosi di andare a scuola con il capo coperto. È da quel dialogo che è emersa una versione dei fatti diversa da quella esposta dall'adolescente che è tornata a scuola e ora vive in una struttura protetta. Per proteggere la ragazzina si sono mosse la scuola, i servizi sociali, l'ULS e l'amministrazione dell'Unione Montana. Le sue condizioni di salute sono migliorate, anche i lividi stanno guarendo. Toccherà ora agli investigatori. Ieri i referenti della comunità montana si sono anche incontrati con la Digos, fare chiarezza su quello scontro tra padre e figlia terminato con un volto tumefatto. Da quando la madre è assente, avrebbe riferito il papà, gli atteggiamenti di mia figlia rispetto alle regole in casa hanno complicato le cose. Il padre, fervente musulmano, si è detto disponibile a accettare l'iter della vicenda, un episodio su cui ora dovrà esprimersi l'autorità giudiziaria. E proprio di questo argomento si occupa il nostro TG Linea Aperta con il seguente quesito posto a voi telespettatori. Botte alla figlia, perché non mette il velo? Integrazione possibile? Quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E si stringono i tempi per il rifacimento di Viale Scalabrini, ecco a che punto è l'iter. Con l'avviso ufficiale pubblicato ieri è partita la procedura di affidamento dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini. Poco più di 560.000 euro l'ammontare dell'impegno economico previsto per i lavori che permetteranno di mantenere in vita quasi tutte le piante oggi presenti lungo una delle principali vie d'accesso alla città. Tutti e tre, ho previsto l'abbattimento perché sono in situazioni particolari anche rispetto ai lavori e agli spazi che servono. Verranno rifatti i marciapiedi, sistemata la parte verde, tutta la pubblica illuminazione non solo di Viale Scalabrini ma anche di una parte delle vie laterali, sempre anche il marciapiedi di una parte delle vie laterali e tutta l'asfaltatura ovviamente della strada. Seppure in una logica conservativa condivisa con la soprintendenza, il viale dunque verrà riqualificato e nel realizzare i lavori si penserà anche ad evitare che i problemi attuali possano tornare a manifestarsi a breve. È previsto l'utilizzo di un asfalto drenante che consente quindi alle radici, all'apparato radicale di tornare in profondità, invece adesso abbiamo visto che è venuto su, ha alzato, ha creato danni, il sistema di cordonate, un sistema per, insomma, tutta una serie di soluzioni tecniche che oggi si possono utilizzare, che diversi anni fa non c'erano, che consentono alle piante di vivere pur in un habitat compromesso meglio di come vivono adesso. Le aziende intenzionate a realizzare i lavori avranno tempo di manifestare il proprio interesse fino alle 12.15 di mercoledì 26 aprile. Sui tempi di completamento dei lavori invece. L'obiettivo è quello che avevamo sempre detto, di cercare di attivare il cantiere prima dell'estate in modo di poter sfruttare il periodo estivo in concomitanza con la chiusura delle scuole il più possibile. E per, io chiamo Rete Veneta, siamo in via Viala dove i residenti sono sul piede di guerra dopo l'arrivo di una trentina di cassonetti. Vediamo il servizio. Noi, i nostri, loro. I loro, cioè ognuno i suoi. Via Vial, poco meno di 30 cassonetti piazzati negli stalli a fasce gialle, un vero e proprio incubo per i residenti che ora tirano per la giacca l'amministrazione comunale ETRA. All'improvviso il 4 aprile l'ETRA ha agglomerato circa 28 cassonetti non dotati di chiave, dopo aver firmato comune e ETRA il fatto che ogni condominio doveva autogestirsi per quanto concerne la raccolta differenziata, mentre il secco doveva essere fatto in maniera individuale. Ognuno si prende i suoi cassonetti, così viene rispettata la strada, tutto quanto, e che non diventi una sporcizia, una discarica proprio qui davanti a noi. A far arrabbiare i cittadini è anche la posizione scelta e la vicinanza con il parco giochi frequentato il pomeriggio dai bambini del quartiere. Arrabbiati, esasperati, arrabbiati, di tutto siamo. Tutti questi cassonetti che poi diverranno a cielo aperto perché hanno già cominciato non i residenti a venire a scaricare. Ci sono persone che vengono a tutte le ore, specialmente di notte, e scaricano di tutto.
Noi si chiede che l'ETRA venga a rimuovere questo scempio e ci ritorni la situazione che c'era prima. È uno schifo. Ed ora i residenti chiedono l'intervento del vice sindaco e dell'azienda dei rifiuti nell'auspicio che mettano fine quanto prima a questa situazione diventata, a loro dire, insostenibile. Il comune e l'ETRA non hanno rispettato un accordo che loro stessi hanno firmato, quindi io chiedo a loro di venire a rimuovere l'immondezzaio. Attimi di paura questa mattina in una palazzina Ater di via Pirandello a Breganza e pare a causa di un cortocircuito si sono sprigionate delle fiamme all'interno di un garage esterno all'abitazione coinvolgendo un armadio al cui interno erano conservati diversi abiti andati ovviamente distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano che in pochi minuti hanno circoscritto l'incendio. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme la palazzina è stata precauzionalmente evacuata. Ed ora una notizia di servizio che interessa i residenti in Valsugana e in alcune zone di Bassano. Niente acqua dalle 22 di domani, mercoledì 12 aprile, fino alle 6 del giorno successivo. Per un'intera nottata, infatti, ETRA chiuderà la tubazione consortile in via Valgadena per permettere un importante intervento sulla condotta ex consortile proveniente da Cismon del Grappa in comune di Valstagna. In programma c'è infatti la sostituzione del tratto aereo di tubazione in ghisa e del relativo traliccio di sostegno in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Subbiolo. Un intervento questo reso necessario dal cattivo stato di conservazione della struttura. La sospensione dell'erogazione dell'acqua interesserà alcune vie del comune di Valstagna e San Nazario, ma anche alcune aree di Bassano, comprese tra Campese, Sant'Eusebio, la zona delle acque e parte di San Michele. Ed ora andiamo a Marostica per un gesto di generosità dei piccoli della scuola dell'infanzia. Sensibilizzare i più piccoli verso il prossimo con particolare riguardo a chi soffre ed è meno fortunato. Questo è l'obiettivo del progetto della Scuola dell'Infanzia Prospero Alpino di Marostica che nei giorni scorsi ha consegnato ai rappresentanti della Città della Speranza un assegno di oltre 800 euro grazie alle donazioni dei piccoli alunni della scuola. Come da tradizione, infatti, in occasione del Natale, tutti i bambini dell'istituto sono stati coinvolti nella realizzazione di un piccolo salvadanaio in cartoncino, nel quale dallo scorso dicembre ad oggi hanno raccolto i soldi da donare. Piccoli gesti che sommati assieme hanno permesso di regalare una cifra considerevole alla Città della Speranza. E andiamo a Cittadella per l'ultima pericolosa moda degli adolescenti. Non bastavano i binari, ora la moda dei selfie ad alto rischio sale anche in quota. L'ultima trovata vede i giovanissimi dell'Alta Padovana fotografarsi in vetta all'ex Hotel Palace. Da quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, più di un adolescente sarebbe stato visto ignorare i divieti d'accesso allo storico albergo che domina Borgo Vicenza, lungo la strada che porta a Fontaniva, e salire fino al 10° piano della struttura. Scopo della bravata, fotografarsi con lo sfondo delle mura viste dall'alto. A segnalare alla polizia locale questa assurda moda sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati dalla pericolosità del gesto. Al di là dell'altezza raggiunta in vetta dal palazzo, che supera di gran lunga i 30 metri, si tratta comunque di una struttura abbandonata da anni e fatiscente. I pericoli per chi sceglie di non rispettare il divieto d'accesso possono essere molteplici. Per questo la polizia locale di Cittadella, fa sapere il comandante Samuele Grandin, sta intensificando i controlli in tutta la zona per evitare che una semplice bravata possa trasformarsi in un dramma. Siamo al termine del telegiornale, quindi questa sera vi ricordo Focus con la grande attualità, quindi a partire dalle 21.05 con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno anche Mariella Mazzetto, Nicola Atalmi, Antonella Tocchetto, Abdullah Ngaye, Chiara Fraccaro, Loris Mazzona e Giuseppe Decette. Come sempre anche voi telespettatori potete partecipare inviando i vostri sms. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Dal 1975 un team di specialisti al tuo servizio. Ortopedia su misura, valutazioni posturali, produzioni di ortesi plantare. Centro cura del piede con servizio di podologia. Le previsioni per domani. Ben regolarmente nuvoloso al mattino, a poco nuvoloso nel corso del pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo residui fenomeni nelle prossime ore in montagna. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in diminuzione.
Lolato, ortopedia e sanitaria. Vasta gamma di ausili, soluzioni personalizzate. A Bassano, Asiago, Vicenza e Montebelluna. Lolato, al servizio del tuo benessere.